Allora, siamo in compagnia di Lucia Orsomando, di Ciò che vede in città. E Lucia, allora, vogliamo sapere, cos'è che vi spinge ad essere pro ZTL? Quali sono le motivazioni? Le motivazioni sono semplicissime. Vogliamo, noi cittadini, una città visibile, una città dove tutti possano camminare per strada tranquillamente, non dover essere obbligati a socializzare nei centri commerciali. Che cosa dovrebbe cambiare di questa mentalità cittadina che invece vuole il corso aperto, vuole che le auto vengano parcheggiate dentro i negozi commerciali? Deve cambiare la mentalità. Deve cambiare la mentalità, perché avere, mi rendo conto che cambiare le abitudini è difficile. Quando abbiamo reiterato per tanto tempo sempre le stesse metodologie, è difficile abituarsi ad un'area pedonale. Può portare benefici, è ovvio che si va a organizzare bene, questo sicuramente, così manca ancora di tante cose. Organizzata bene porterà benefici. E un tuo parere, come potrebbe essere organizzata meglio questa ZTL, in che modo? Allora, se facciamo il banalissimo esempio col Campania, al Campania organizzano di continuo manifestazioni, ci sono cantanti, cantanti anche di valore, e vai lì e segui un concerto gratuitamente, non puoi che esserne contenta e porti soldi a quelle persone, sei felice che ci siano, che creino queste situazioni, perché non crearle qui? Però non è il comune che le deve creare, la questione è che loro stanno facendo una manifestazione contro il comune, che comunque ha dato un'area in cui tutte queste cose si possono realizzare. Quindi è proprio l'opposto, cioè il comune te l'ha data l'area. Adesso con le associazioni organizziamoci. E io come cittadina ti dico che se fai una manifestazione contro un'associazione che non ti organizza l'attività ludica, tra virgolette, vengo con te commerciante a fare storie, perché anch'io la voglio l'attività ludica. Come ho potuto leggere sul gruppo Facebook, in Ciò che vede in città siete contrari ai primi due punti degli 8, al secondo, quello di aprire totalmente Corso Trieste durante la settimana. Perché? Perché non ha senso, perché un'area pedonale o la crei o non la crei. Le piste ciclabili o le crei o non le crei, c'è qualcuno che dice creiamole solo in alcune aree della città, no, o crei la struttura, nell'80% della città è inutile, non ha senso. Che facciamo? Interrompiamo la pista ciclabile e poi ce la mettiamo in strada, la bici? Allora, siamo in compagnia con Maria Grazia Manna, presidente dell'associazione Ciò che vedo in città. Allora Maria Grazia, noi vogliamo sapere perché siete pro ZTL, quali sono le motivazioni che vi spingono ad essere pro ZTL? Intanto perché noi siamo per una città assolutamente da vivere, le più importanti città d'Europa e non solo hanno il centro storico totalmente chiuso. Questo non significa che noi non riconosciamo alcune delle ragioni dei commercianti, però siamo per un dibattito comune nel quale trovare dei punti d'intesa, perché il cittadino vuole godere della città pienamente senza avere appunto l'handicap, il gap della viabilità trafficata. Purtroppo Corso Trieste oggi, noi amiamo questo corso perché è l'arteria principale della nostra città, che appunto essendo così piccola ha bisogno di un'arteria di respiro. E come tutti potete vedere è una ZTL in realtà, come si dice nelle parti mie, affittata, perché questa ZTL poi del tutto non viene rispettata. Ci sono video, fotografie, immagini che testimoniano di macchine parcheggiate in entrambi i lati durante il corso della ZTL, permessi per disabili a quarantine, da noi testimoniati da alcuni nostri urban watchers, noi così ci chiamiamo, le sentinelle della città. Gli osservatori, però in tutto questo i commercianti ci dicono che invece la strada è assolutamente vuota, i negozi sono assolutamente vuoti, che non esiste vita, non esiste vivibilità. Allora bisogna capire adesso qual è il punto d'incontro tra le proteste degli uni e le esigenze degli altri. È normale che sia i commercianti che i cittadini hanno in comune il perno principale, che è quello di essere parte di questa città, e noi crediamo che anche loro assolutamente desiderano il meglio del luogo in cui viviamo. Io per esempio sono napoletana, vivo qui da 17 anni e mi batto per questo luogo, perché la città che mi ospita, la città in cui oggi vivo,
dove ci sono i miei amici, dove c'è il mio lavoro, c'è la mia famiglia. Per cui posso comprendere benissimo le ragioni dei commercianti e degli operatori commerciali che si trovano in questo posto. Però parliamo, il questionario che ci è stato proposto anche su Facebook ha dei punti che andrebbero assolutamente sviscerati insieme, sui quali su alcuni noi non controvertiamo. Quali sono i primi due? I primi due punti. Apertura del Corso Trieste. Assolutamente. E anche noi punteremo anche sulle vie traverse, insomma. Però questo non alla fine non decidiamo né noi né loro. La decisione è dell'amministrazione ed è ovvio che bisogna trovare un dialogo. Per fare questo bisogna incontrarsi. Non rappresento uno zoccolo duro. Io sono per il dialogo sempre e comunque.